fuori la scuola perché capissero che problemi li trovate ad affrontare, di conseguenza si trovano ad affrontare i nostri figli e noi. Vi possiamo dire che sono nati dei momenti di colloquio e di scambio che ci hanno fatto piacere, ci hanno arricchito e pensiamo di proseguire. Il nostro lavoro è finalizzato ad aiutare i nostri ragazzi e dovete avere noi come alleati e noi vogliamo aiutarvi nell'essere più tranquilli nel vostro lavoro, nell'avere un posto di ruolo, nel poter aggiornarvi, nel poter scambiare le informazioni, le cose, perché tutto questo torna a vantaggio dei ragazzi inseriti e di conseguenza per noi famiglia, perché quando li vediamo star bene è la nostra, è quello che noi vogliamo, vogliamo farli crescere, vogliamo farli diventare cittadini di questo mondo. Almeno se vogliamo trovare un momento di inizio con le convocazioni che c'erano state ad agosto, quando un gruppo di precari insieme, seguendo quello che era stato, quello che noi dei COBAS avevamo preparato, un volantino in cui veniva messo in evidenza come l'organico sul sostegno alle superiori era stato penalizzato per anni perché fosse lasciata libera la possibilità di utilizzare su quei posti i sovranumerari in concertazione tra il provveditorato e altri sindacati. Abbiamo consegnato la piattaforma che ha ricevuto l'adesione di molte associazioni per i genitori degli disabili del Piemonte e l'adesione anche di molti comitati spontanei che si sono costituiti in questi giorni. L'abilitazione in questi giorni da carattere territoriale ha assunto carattere nazionale, si è estesa a livello nazionale perché contemporaneamente oggi facciamo il presidio non solo qui a Torino ma anche in Italia, a Palermo, a Foggia, a Roma, a Brindisi, a Sardegna, a Catania, i colleghi inglesi l'hanno già fatto sabato. Il viceprefetto ci ha chiesto se era preoccupato anche rispetto al problema degli insegnanti per ben di posto, ci chiedeva se ci sono delle proposte alternative, abbiamo spiegato che la scuola italiana è ormai talmente in difficoltà per cui qualunque progettualità a livello di istituto, qualunque progetto per qualificare la scuola sia a livello di attività laboratoriali che a livello di progetti elaborati dalle singole scuole possono essere una modalità positiva per non far ricadere sugli studenti con disabilità questo problema dei tagli e nello stesso tempo per non costringere persone che hanno fatto il loro lavoro in modo assolutamente decoroso a ripiegare per forza su un mono che non può essere accettato per obbligo ma deve essere un'attività alla quale ci si dedica per scelta e a seguito di un percorso di formazione qualificato. Penso che noi si debba essere innanzitutto uniti, come diceva Dario, con questi colleghi che vi assicuro, ne ho sentiti tanti, non hanno nessuna voglia di fare, dopo 20 anni, 25 anni di laboratorio, non hanno nessuna voglia di fare sostegno, quindi anche loro si trovano in difficoltà, ma magari sono costretti a fare queste cose. Allora, noi dobbiamo assolutamente, ma questo dobbiamo farlo grazie e anche alla pubblicazione, fortunatamente oggi siamo in tanti, dobbiamo fare in modo che questo decreto sia cancellato, annullato, perché questo è quello che chiediamo, annullare questo decreto. Non si risolve il problema dei supranumerari, degli esuberi, riconvertendo gli esuberi verso altre discipline, assolutamente non si risolve in questo modo. Noi abbiamo fatto delle proposte, noi come COBAS, ma anche ho visto anche la piattaforma dell'FLC, poi parlerà il collega, compagno dell'FLC, noi abbiamo fatto delle proposte, si possono utilizzare queste risorse come risorse aggiuntive nelle scuole, lo abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, nelle scuole c'è bisogno di personale, c'è bisogno di attività laboratoriali, questi colleghi possono essere utilizzati per questo motivo, ok? Vogliamo l'organico funzionale, il ministro Profumo ci ha promesso l'organico funzionale, ebbene, faccia questo organico funzionale e utilizzi queste esuberi per l'organico funzionale. Ok, in questo momento è importante che su cui lavoriamo, è l'unità che su un principio di diritto siamo riusciti a raggiungere, siamo riusciti a trovare sul diritto allo studio e sulla questione del diritto al lavoro, siamo riusciti a trovare
comune accordo, non soltanto a livello tra i sindacati, ma soprattutto tra lavoratori, e non soltanto tra lavoratori, ma tra lavoratori e famiglie. Quindi ci troviamo di fronte a quello che può essere un movimento davvero di ampio respiro, che può uscire da rivendicazioni di una parte o dell'altra. Io lavorerei su questo e darei soprattutto valore al lavoro che abbiamo fatto sinora e al lavoro che potremo fare da settembre in poi. E ringraziamo i genitori. E soprattutto ringraziamo i genitori per aver riconosciuto in quello che facevamo non soltanto una lotta per i nostri interessi e i nostri diritti, ma una lotta per i diritti di tutti. Infatti un applauso ai genitori.